Ad agosto 2023 si stima un lieve calo del clima di fiducia dei consumatori, più accentuata la diminuzione per quanto riguarda le imprese, lo rileva l'Istat. L'indice del clima di fiducia delle imprese cala da 108 a 106. Per la fiducia dei consumatori emergono segnali contrastanti che sono sintetizzati nelle variazioni dei quattro indicatori calcolati mensilmente. Il clima economico e il clima futuro calano, mentre il clima personale e quello corrente aumentano. Con riferimento alle imprese, la riduzione dell'indice di fiducia è stimata per tutti i comparti. Scende nell'industria, seppur con intensità diverse tra manifattura e costruzioni. Passa da 99 a 97 nella manifattura e da 166 a 160 nelle costruzioni. Un deterioramento della fiducia si registra anche nei servizi, con l'indice che passa nel commercio al dettaglio da 111 a 108 e nei servizi di mercato da 105 a 103. Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano sia i giudizi sugli ordini, sia le attese sul livello della produzione. Le scorte invece rimangono sostanzialmente stabili. Per quanto riguarda le costruzioni, sia i giudizi sugli ordini o piani di costruzioni, sia le aspettative sull'occupazione presso l'azienda registrano una dinamica negativa. Prosegue il trend positivo del mercato delle auto in Europa. Secondo i dati pubblicati da Acea, a luglio sono state immatricolate 851.000 vetture, con un balzo del 15,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, segnando il 12° mese di espansione consecutivo. La crescita è stata evidente nella maggior parte dei mercati europei. Tra questi spiccano quattro paesi, tra cui la Francia, con un aumento di quasi il 20%, seguita da Germania e Spagna, rispettivamente al 18% e 10%. Positiva anche la performance dell'Italia, con un aumento delle immatricolazioni che sfiora il 9%, una tendenza che evidenzia la resilienza dell'industria automobilistica europea, nonostante le difficoltà di approvvigionamento dei componenti. Analizzando il periodo compreso tra gennaio e luglio, infatti, le vendite di nuove auto in Europa sono aumentate in modo significativo, registrando una crescita di oltre il 17% e totalizzando 6 milioni di unità. Tuttavia, nonostante la ripresa, i volumi totali dall'inizio dell'anno restano ancora inferiori del 22% rispetto al 2019. In questo periodo di 7 mesi, la maggior parte dei mercati, tra cui Spagna, Italia, Francia e Germania, hanno registrato aumenti percentuali a 2 cifre. Cresce l'offerta di eventi e spettacoli dal vivo nei parchi divertimento italiani. Nel cuore della stagione estiva, i dati registrati dall'Associazione Parchi Permanenti Italiani Federturismo evidenziano un trend in netta accelerazione sul modello di quanto già da tempo avviene in molti parchi esteri. Si stima che entro la fine del 2023 le strutture del bel paese avranno investito in totale più di 15 milioni di euro in allestimenti, scenografie, effetti speciali, costumi e naturalmente ingaggi di artisti provenienti da ogni parte del mondo. A questi si affiancano gli accordi commerciali relativi a concerti e festival musicali che si svolgono all'interno dei parchi, particolarmente frequenti nell'estate in corso. Cifre rilevanti che si sommano agli oltre 120 milioni già spesi nel 2023 in nuove attrazioni e ampliamenti, a conferma del dinamismo del settore. Le produzioni hanno raggiunto una qualità molto elevata e coinvolgono artisti e complessi noti a livello internazionale, acrobati, giocolieri, ballerini e performer provenienti da tutto il mondo con un background legato alla danza, al teatro e al circo. Nella maggior parte dei casi gli spettacoli sono prodotti internamente. Reparti specializzati coordinano autori, registi, musicisti e coreografi e curano la realizzazione di scenografie e costumi. In altri casi sono affidati a società esterne. Il risultato è un insieme eterogeneo di proposte, declinato in funzione della formula di ogni parco. Si spazia dai musical, ai recital, alle esibizioni acrobatiche, alle parate, fino ad animazioni itineranti e stunt show. Il governo conferma il bonus bollette 2023, chiamato anche bonus luce e gas o bonus sociali. Si tratta di uno sconto che i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e fisico troveranno in bolletta. L'ammontare di queste riduzioni è stato calcolato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente e i bonus saranno assegnati dal 1 luglio al 30 settembre. L'ammontare dei bonus sociali per l'energia elettrica varia in base
al numero dei componenti familiari del nucleo ISEE che compaiono nella DSU, la dichiarazione sostitutiva unica. Sono costituiti da bonus ordinario più compensazione integrativa temporanea compresa nel Family Act varato dal governo precedente.